Ciao guys! Ciao ragazzi! Bentornati sul nostro canale. Oggi abbiamo 2022-2023 Top Scrum Bundesliga, un autografo per box e per quanto riguarda i pacchi, 20 pacchi e 4 carte per pacco. Alla ricerca di quest'uomo qua, firma, Musiala, anche se ci dovesse essere. Lasciate un like, mi raccomando, sul nostro canale, non dimenticate di sottoscrivervi, subscribe e lasciare un commento. Noi siamo qua per voi, se avete qualche suggerimento su come cosa voleste vedere di più sul canale, ce lo fate sapere nei commenti e mi raccomando seguiteci sulla nostra pagina Instagram, che è la pagina dove praticamente spacchetteremo scusa, spacchetteremo, faremo vedere le carte che abbiamo trovato nei pacchetti e dove vedrete le carte che metteremo anche in vendita su eBay. Ti do una mano ad aprire, Kevin. Ti Sì, ti passi. do Thank la metà dei pacchi, you. almeno. Primo pacco. Abbiamo allora carte differenti dell'anno scorso. Queste qua sono le carte basi dell'anno scorso. In questo cerchio. Quest'anno sono un po' più basic, mi sa. Anche la bustina è un po' più leggera. Abbiamo Dani Olmo, Flash of the Genius. Insert. Terode e Sadio Mané. Mettiamo le basi. Questo spostiamo. Speriamo in una bella numerata. Abbiamo Bright Future di Borja Sanchez, Refractor. Non numerata. Carte sono più smooth, più lisce delle altre. In senso buono Nel senso oppure buonissimo. Che sono let's go. più facili da maneggiare. E la seconda carta è la carta più importante. Sildilia, Rookie, Bright Future. Kjaer, Ljubicic, Sertmajer. Abbiamo Laimer, Marcus Thuram, Doechii e Juke. Juke ha già fatto le carte, quindi saremo velocissimi in questo pacco. Abbiamo Refractor di Maximilian Arnold, non numerata. Ultimi due pacchi per me, poi passiamo a tutte le altre. Abbiamo Airborne di Valdemar Anton, non numerata. Ci sono più insert quest'anno dell'anno scorso. Abbiamo Kolo Muani, Refractor. Questa merita una sleeve. Se volete guardare il video dove apriamo i Top Scrum Bundesliga 21-22, abbiamo da poco fatto una live Esatto. dove vedete un'intera case. Vedo del colore Vedo rosso, tipo arancio, gold. Vediamo. no? Non dirlo, non dirlo. Alfonso Davies. Refractor. Abbiamo qua Azebe e poi Marvin Dukš,
di 275. Abbiamo una gold, a quanto pare. Per il Bochum, Philipp Hoffmann di 50, 18 di 50. Buono per un box comunque. Ancora la firma. Ci manca ancora la firma, sì. Castanaras Refractor. Abbiamo Yuling, e di 299 Simon Terode. Andiamo avanti. C'è qualcosa. Abbiamo Bright Future di Derry Schneran. Szoboszlai, Hodgkin, Moukoko, Richter, Flash of Genius. Addirittura. L'anno scorso mi sembra che la carta richiamasse un po' più i colori della squadra. Poco Sì, quest'anno un po' più. poco in più. Stanno un po' spenti. Arne Meyer Refractor. Non numerata. E Questa forse è la firma. abbiamo di 165 Gerrit Holtmann. Di 165. Non conosciamo, quindi fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, se conoscete il giocatore. E cosa ne pensate? Continuiamo, abbiamo ancora due refractor, mi sa. Diaby, Leverkusen e Airborne di Niklas Süle. E Jude Bellingham come ultima carta, quindi top. Ok ragazzi, allora facciamo un piccolo riassunto. Abbiamo trovato la firma di Holtmann di 165, Tirode di 299, di 50 Hoffmann, di 100, 275 Dux e Kulumani rookie. Per il Leverkusen. No, l'Eintracht a Frankfurt. Ok, guys, fateci sapere cosa ne pensate del pacco Bundesliga Chrome di quest'anno. Siamo stati velocissimi. E Sì. mi raccomando, lasciate un like, un commento e sottoscrivetevi al nostro canale. E grazie per averci guardato. Ciao, guys! Ciao. Ciao! Ah, no, no.